andare con il primo pallone gestito da Pesaro e proprio Robinson in difesa sul cambio difensivo, la tripla sbagliata con rimbalzo da Benford, poi Totè, poi fuori subito per Tambone, cambio difensivo con Policap, schiacciata in area per Totè, si gira, subisce un contatto, va a prendere il suo rimbalzo, subisce da Policap sul passaggio. Di Olisevicius, se avete visto l'iniziativa, lo scarico tripla per Benford, vedremo tante iniziative per lui, 12,3 punti di media partita. Altro cambio difensivo, altro pallone che va questa volta dal lato sinistro per la sospensione immediatamente nella metà campo opposta, è stato premiato, altro cambio difensivo con pallone di... Sono già 6 punti per il centro della Notre Bullet. Gira bene la palla a Pesaro, arriva lo scorso anno di Reggio Emilia, che però non ha fatto parte della rosa di quest'anno, non rientrava nei piani tecnico-tattici di Dimitris Priftis. E intanto tempo per ragionare su queste cose. Dall'Iup per Totè, l'appoggio al volo. Pesaro con McCollum, il blocco di Mokevicius, viene però chiuso in area, la chiusura in area lascia lo spazio per Visconti, coperta corta per Trevison. Il riavvicinamento di Treviso a meno 4, passaggio consegnato, girato molto a 33. Il raddoppio su McCollum, la tripla dalla con Bamford e McCollum, adesso in coppia, Mokevicius il blocco, il roll, passaggio a piedi verso il canestro, l'iniziativa di... ha giocato i primi 8 minuti della partita. Policap rimane attaccato a Mokevicius, cambio difensivo con Mokevicius che si fa vedere in area, non viene servito, la tripla canestro del meno 4 e Pesaro invece può ancora una volta gestire 3-33. L'iniziativa di... soprattutto chi gioca in certe posizioni deve proteggersi bene. Policap è uscito, rientra poi dopo l'uscita difensiva, palla persa quindi per Treviso, l'uscita di Olisevicius, lo scarico in angolo per l'uno contro uno tentato, 2 punti, 53% da 3 Pesaro, 42% da 2, 38 per Treviso, che conferma difficoltà da questo. Totè va a smarcarsi al centro area, buona ancora una volta la distribuzione di passaggi. La penetrazione con 4-0 subito da Pesaro, che ha comunque sempre questi 20 punti di vantaggio. Let chiuso da Olisevicius, lo scarico buono per McCollum che magari viene disattesa qualche tua istruzione specifica. A prescindere dal vantaggio, buon movimento di palla ancora, mette giù però alla fine la tripla, McCollum sbagliata, sbagliato con il pallone adesso gestito da Benford. Mokevicius, passaggio alla mano per lo stesso Benford, il raddoppio su di lui di Treviso, la palla ancora uno sforzo di giunto, le 12 palle perse già parecchio tempo fa. Benford manda fuori tempo di 8-0 di Treviso, ancora però 14 punti di vantaggio per Pesaro, siamo sotto i 6 minuti da giocare. McCollum, Olisevicius uscito su di lui, McCollum può battere dal palleggio, esattamente quello che fa, va a offensiva, alleggerisce per Mazzola, poi Tambone, il blocco di Totè in angolo, Visconti, ancora Benford e Totè che effettua la finta, perfetta azione, lo scarico per la tripla di Mazzola, sbagliata, c'è però a pesce fuori dal campo, deve recuperare Treviso mentre Pesaro può gestire bene questo pallone. Visconti dalla sua, i minuti che mancano e anche la capacità con tanti giocatori di essere decisivi in questo momento. Totè ad esempio, blocco, va verso canestro per l'eventuale rimbalzo, non lo cattura, viene toccato in un attimo di disattenzione difensiva di Treviso, cerca di approfittarne Pesaro. Totè va a effettuare il blocco, gira attorno Benford,
lo scarico per la tripla, lontano Bauman, lo scarico per Mazzola, poi Tambone ha tutto l'interesse chiaramente Pesaro a gestire il pallone con saggezza. Totea centrale, ancora una volta può tirare con la combinazione Banford, Tambone, Mazzola, e adesso ha però 8 secondi da gestire. Alley-oop per la salare. La schiacciata importante di Treviso nel quarto quarto, chiaramente a quel punto la situazione era abbastanza compromessa. Altro alley-oop, questa volta Poli riesce a deviare il tentativo di stoppate questa volta.